Eccoci con Giacomo Agnetti, regista del documentario Low Cost Flox, una delle proposte del mese di distribuzione dal basso. Giacomo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, spiegaci questo titolo, per soprattutto per chi ignora di cosa si tratti. Ma volevo... Low Cost Flox sta per... voleva mettere insieme i voli low cost e i flox, che sono questi... sono praticamente gli stormi di uccelli che si spostano nel cielo, che stanno uniti appunto come gruppi di turisti, spesso per evitare problemi o comunque per proteggersi. Quindi volevo un po' fare una comparazione tra comportamento animale e comportamento degli esseri umani quando sono in vacanza. Qual era l'idea di fondo del film, del documentario, Giacomo? Ma inizialmente volevo... puntare un po' il dito contro appunto questo genere di modo di fare turismo, che è il viaggiare in gruppo. Poi però, facendo le interviste, mi sono reso conto che stavo sbagliando completamente, perché la maggior parte delle persone che intervistavo, che viaggiavano in gruppo appunto, erano o anziane o non conoscevano la lingua, oppure erano state mai consigliate, magari gli dicevano che arrivando, non so, in Italia, in Spagna, sarebbero state derubate appena scese dall'aeroporto. Quindi poi mi sono reso conto che in realtà per loro era l'unica maniera di viaggiare, ed è stato anche bello cambiare completamente rotta durante la lavorazione del documentario. Quindi poi si è stravolto il tutto, non è stato più un documentario di accusa, ma un documentario che raccontava che cosa significasse viaggiare in quest'epoca. Ecco, cosa è cambiato nel modo di viaggiare, soprattutto a livello di massa? Beh, fino a 20 o 30 anni fa, quando non c'erano i social network eccetera, sicuramente c'era un immaginario che era diverso. Se prima viaggiatore mitico poteva essere Bruce Chatwin o Walter Bonatti, insomma questi personaggi che stavano lontani da casa per anni, adesso vediamo tramite le fotografie dei social network che improvvisamente il nostro vicino di casa è andato a fare una settimana di vacanza ed è in mezzo alla giungla, oppure andare a sciare non so, in Antartide. Succede sempre più spesso, e questo modifica molto il nostro immaginario, perché lo riteniamo sempre più possibile, tant'è che il volume di persone che viaggiano aumenta veramente in maniera sproporzionata ogni anno. Quindi sostanzialmente è cambiato il modo, perché è più veloce, si viaggia più frequentemente e più spesso, però appunto i viaggi sono più corti. Sì, viaggiamo di più, ma torniamo anche di più, come dice uno degli intervistati. Ecco, come hai svolto la tua ricerca? Quante interviste hai realizzato? Beh, sono veramente tante, sono un centinaio, e la ricerca è stata, cioè sono andato diciamo da solo, volevo fare un documentario un po' on the road, e soprattutto visto che dovevo fare così tante interviste non volevo una truppa al seguito, e quindi andavo appunto così, cercavo le persone nei punti di maggiore flusso turistico, oppure anche mentre viaggiavo incontravo appunto persone che, non so, attraversavano l'Africa in bicicletta, quindi che erano in viaggio in altre maniere. E man mano mi approcciavo, la maggior parte delle persone mi chiedeva se volevo dei soldi, ma io cercavo di spiegare, anzi la cosa più facile era dire che era un progetto universitario, perché così la gente non si spaventava quando mi avvicinavo per intervistarli. E sì, la cosa che ho notato è che alcune persone, cioè quelli che viaggiano in bicicletta oppure a piedi e che sono via per molto più tempo, parlano e conversano in maniera molto più efficace, molto più profonda, mentre le persone che sono semplicemente in vacanza, che magari puoi incontrare nei villaggi turistici, è come se si fossero portate dietro casa, quindi hanno tutto con loro, hanno la loro musica, i loro oggetti, e sono anche più frenati nel parlare, quindi nel condividere quello che provano, si sono anche meno analizzati forse. Ecco, in diciamo più o meno in percentuale rispetto a chi viaggia, quant'è il senso di svago e vacanza, appunto il senso invece di avventura, la voglia di conoscenza, in che proporzione sono cambiate nel tempo questi elementi? Credo che sia veramente impossibile da dire, perché sono talmente tanti
ci sono talmente tante tipologie di persone. E la cosa che colpisce è che per un pensionato che va a fare un viaggio magari semplicemente in Spagna, un americano che va a fare un viaggio in Spagna, per dire, sono due nazionalità a caso, può essere un viaggio tanto avventuroso quanto per un ragazzo che va a fare sei mesi in Sud America da solo con lo zaino in spalla. Ecco, la cosa più incredibile è che c'è questa concezione diversa, per cui sentendo così uno dice vabbè, però il viaggio di quello che va in Sud America è sicuramente più avventuroso, e da un lato sì, però in realtà poi le modalità di viaggio, di spostarsi, sono più o meno le stesse, perché anche quelli che partono e vanno con lo zaino in spalla e l'Only Planet alla mano, magari si spostano in autostop, però poi alla fine, quando sono dall'altra parte del mondo, finiscono per cercare i propri simili anche nel momento di pausa dal viaggio, quindi si ritrovano negli ostelli dove sono tutte le stesse persone, sono tutte state consigliate dalla Lonely Planet, quindi si parte per cercare il diverso, ma si finisce per cercare il proprio simile. Senti, che tipo di distribuzione, insieme a distribuzioni dal basso, hai pensato, oltre a questo fatto che partecipo comunque al progetto distribuzioni dal basso, e quindi nel mese di marzo sei una delle proposte, e poi cosa succederà? Hai per esempio un tuo sito internet, un tuo luogo per il documentario in rete? Ma in realtà adesso stiamo guardando con distribuzioni dal basso, siamo andati online diciamo da non più di una settimana, e quindi vediamo sicuramente come va. E il documentario è anche iscritto in tanti festival internazionali, e quindi stiamo un po' a vedere cosa ne pensano i vari selezionatori, vediamo se viene preso o meno. E poi diciamo che durante questi festival spesso ci sono dei mercati in cui è possibile parlare con diverse persone, quindi diciamo io l'ho fatto perché volevo farlo, mi occupo sempre di audio video, di pubblicità e soprattutto di animazione stop motion, però volevo fare una cosa che non c'entrasse niente con il mondo con cui lavoro tutti i giorni, volevo fare una cosa libera, e quindi sinceramente la distribuzione, spero che attraverso distribuzioni dal basso si possa distribuire in maniera economica e un po' per tutti, alla portata di tutti. Mm-hmm. Un'altra curiosità che mi veniva adesso, tornando al documentario, immagino che in questo periodo, essendosi creata comunque una rete globale con tutti gli strumenti che abbiamo, si sono, immagino, anche diffusi i viaggi in terre più lontane. Sì, si è spostato sempre di più l'obiettivo, diciamo, perché c'è la possibilità di farlo. Ed è interessante uno scritto di Franco Lacecla, che è uno degli autori che ho consultato per fare il documentario, che dice che c'è questo commercio del perdersi, che è molto interessante, perché le agenzie di viaggio cercano sempre di più di offrire la possibilità alle persone di perdersi, perché adesso è veramente difficile con i cellulari, la localizzazione GPS, siamo sempre connessi, e quindi diventa davvero complesso. Bene, allora io rimando per chi volesse saperne di più chiaramente al sito internet di distribuzioni dal basso. Giacomo, io ti dico anche in bocca al lupo, un abbraccio e alla prossima. Allora, grazie mille e complimenti per la trasmissione, è andata avanti così. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Giacomo Agnetti, regista del documentario Low Cost Flox, una delle proposte del mese di distribuzioni dal basso.